da un adeguato primato nella benedizione dei fratelli. Cioè la preghiera di lode non è vera se non è coadiuvata, seguita dalla benedizione nei confronti dei fratelli stessi con i quali vivo. Tutte le prime preghiere cristiane nascono attorno a Maria. Qua è interessante, no? Il Magnificat, per esempio. La prima parte dell'Ave, Ave Maria, piena di grazia, no? Il Benedetto, il Gloria degli angeli a Betlemme e il Cantico di Simeone. Maria fa nascere preghiere, dunque. Allora, cosa vuol dire questa cosa? I servi apostoli di Maria, che recitano il Magnificat nei Vesperi, per esempio, allora li dico, o recitano per conto loro, fanno proprio l'azione di Maria, che come ho scritto qua, fa nascere preghiere. Però non fa nascere solo dei testi di preghiera, fa nascere preghiere, cioè fa sì che io, che incontro Maria, diventi preghiera per coloro che incontro, per colui che incontro. Mi fa diventare una preghiera vivente. Pensate solamente, per capire, c'è Padre Pio, no? Quante ore, quanti rosari recitava al giorno, anche quando andava a confessare aveva sempre Maria a fianco a sé. Abbiamo visto nel ritiro con il gruppo, abbiamo studiato con lui i testi, quando lui assolveva coloro che Maria gli diceva di assolvere. Entrava in confessionale quando Maria gli diceva di andare. Maria era al suo fianco. Ma perché? Perché Padre Pio era una preghiera vivente, anche qua. Pregando sempre Maria era diventata la preghiera di Maria, la voce di Maria. Ed era diventato capace di nuova natalità, cioè di conversione delle persone. Qualcuno lo rimandava, ma sapendo che rimandando l'avrebbe scosso l'animo al punto, per la paura di essere abortito, quella persona si sarebbe ridestata e sarebbe ritornata. E comunque li rimandava perché Maria Santissima lo illuminava. Maria fa nascere preghiere. Lo stare con lei, pregare lei, vuol dire che fa di tutti noi una preghiera vivente. Fa nascere in noi preghiera. Il vero devoto di Maria allora impara da lei a lodare e a benedire, a liberare il cuore davanti a Dio, a far entrare nella preghiera la vita, i poveri, gli affamati, a fare della preghiera la casa abitata dalla storia degli uomini, imparare a pregare come lei. Questa è la vera devozione. Quindi da che cosa lo vediamo? Se siamo uomini e donne che pregano come lei, che siamo diventati la preghiera di lei. Da queste cose qua. Dà la vita la preghiera, fa entrare i poveri, gli affamati, e della preghiera costituisce la casa abitata dalla storia degli uomini. Il fatto che il santuario sia abitato dalla storia di tanti uomini così diversi ci dice che la nostra preghiera è una preghiera di Maria. E dare ai poveri e agli affamati da mangiare, dice che quella preghiera lì sta vivendo. Dare la vita ai ragazzi della comunità, questi sono gli atti pratici, no? Ancor più che pregare lei, è pregare come lei. In predica l'altro giorno dicevo, quando io recito il rosario, non è tanto io che prego la Madonna, ma è lasciare che la Madonna preghi in me.
prendi come lei, che è la stessa cosa. Interessante, no? E dire, Maria, vieni tu a pregare in me. Prega tu in me, prima di iniziare il rosario. Posso garantire tutta un'altra cosa. Anzi, per qualcuno magari più sensibile si spaventa anche, perché nella corso della preghiera potrebbe succedere qualche calo fisiologico. Poi dipende dalle sensibilità, se la preghiera è forte. Da dove nasce la preghiera di Maria? Questo canto esultante, ci chiediamo. Maria ha capito Dio, ha visto che Dio è un Dio innamorato e compie meraviglie. Non è un Dio giudice, è un Dio innamorato. Fatto che ci voglia bene, il Signore ce lo testimonia anche tutto questo giorno bellissimo che ci ha lasciato, abbiamo lasciato le nebbie, non siamo venti a centimetri cubici e siamo arrivati qua su questo monte, quasi una visitazione a Santa Elisabetta, Paolo e Elisabetta. Immaginate, no? Di essere noi il ventre di Maria, le posti di Maria, che vengono a visitare non tanto Santa Elisabetta ma quanto Santa Paolo e Elisabetta. Gli facciamo la nostra visitazione, ecco, portando le meraviglie di Dio. Per 10 volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che ha fatto, è lui che libera, è lui che sconvolge, è lui che solleva, è lui che manda mani vuote, è lui che colma, è lui, è lui. Come prendete il Magnificat, vedete le forme verbali, perché ha guardato l'unità della sua serva, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, di generazione in generazione sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso. Sono i 10 verbi del Natale. Di Dio che agisce in lei. Ecco qua il nuovo decalogo. Per 10 volte. La fede di Maria, la fede grande, la più grande fede, è quella che pone al centro non quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. Tant'è vero che lei dice, ha guardato, ha fatto Dio. Si stende su quelli, ma è Lui che agisce. Passato prossimo. Al cuore del cristianesimo non sono poste le mie azioni buone o cattive, ma l'azione di Dio. La salvezza non viene dal fatto che io amo Dio, ma che Dio ama me. Da lì viene la salvezza. Al centro del cristianesimo è collocato l'ora come un nuovo decalogo che non si riferisce più all'agire dell'uomo, ma che elenca le 10 azioni di un Dio appassionato, di colui che altro non fa che eternamente considerare ogni uomo ben più importante di se stesso. Allora, se noi alla sera, quando facciamo i vespri, recitassimo il Magnificat con questo convincimento, le tensioni che viviamo nella giornata sparirebbero. Perché se voi guardate, la presenza di Dio attraverso questa preghiera è garantita in tutto e per tutto. Un Dio che guarda la nostra interiorità, un Dio che fa grandi cose in ognuno di noi, un Dio che stende su di noi misericordia, cioè amore, un Dio che spiega la potenza per noi, un Dio che disperde i superbi, un Dio che rovescia i potenti, un Dio che innalza gli umili, un Dio che ricolma di beni gli affamati, un Dio che rimanda a mani vuote i ricchi, un Dio che soccorre Israele, il nostro popolo. Allora, se noi recitassimo il Magnificat facendo attenzione a questo decalogo verbale, anche nei momenti più drammatici della vita, sentiremmo, come ha sentito Maria, l'azione di Dio vivificante in ognuno di noi. Questa preghiera che è un cantico poi,
così bello. È la grande consolazione per il popolo di Dio nel momento in cui si trova di fronte all'imprevedibile Dio. Si trova di fronte alle situazioni della storia che non sa dare una significazione razionale, ragionevole. Vedete, il Signore ha pensato tutto. E Maria Santissima ci dà gli strumenti. Anzi, ci dice quasi, guardate, nel momento in cui vi trovate in difficoltà, cantate la Magnifica. Ecco, poi dopo canteremo l'anima, la mia anima canta, perché questo Magnifica vogliamo proprio cantarlo. Ho creato uno scompaginamento, un'imprevedibilità. Perché il Signore vuole proprio che noi viviamo questo decalogo qua. Okay. Da qui deriva anche una nuova etica, perché tutti i sostantivi con cui nella Bibbia è descritto Dio acquistano valore di imperativo per l'uomo. Nella Sacra Scrittura, scrive Gerard Conrad, non è Dio che è antropomorfo, ma è l'uomo che è teomorfo, che cresce nell'immagine e somiglianza con il suo creatore, che acquisisce forma e comportamenti divini. Bellissimo questo passaggio. L'uomo è teomorfo, cioè ha una tensione ad assumere la somiglianza con Dio, diventare sempre più Dio nella sua somiglianza, immagine e somiglianza. Quindi capite che c'è un atto di responsabilità nella convivenza. Certo, Dio si fa uomo, si fa antropomorfo, soprattutto nella figura cristologica, vero Dio, vero uomo, vive in noi, ma noi dobbiamo lasciare che cresca in noi, perché potrebbe succedere che se fossimo solo nella dimensione antropomorfa, certo Dio vive in noi, è concepito in noi, ma se non c'è la dimensione teomorfa, quando nasce? Può essere concepito dentro di noi, ma quel Dio deve crescere sempre, a un certo punto deve nascere. La dimensione teomorfa sancisce la nascita in noi di Dio, cioè la testimonianza che noi diamo effettiva di un Dio che è né più né meno il raggiungimento di una somiglianza a partire da un'immagine che Dio stesso ci dà. Immagine e somiglianza, concepimento e nascita. Sono tutte categorie che si riferiscono ancora una volta a Maria. Bene, allora possiamo fermarci qua, in prima parte, con un canto, canto del Magnifica, l'anima canta, poi facciamo un attimo di pausa e vediamo il passaggio di Santa Paola e dei Superiori prima del pranzo.